Buonasera e benvenuti al nostro settimanale appuntamento con il cinema. Quest'oggi un film italiano d'avanguardia, L'ultima carta, regia di Gian Pislazzolo Bonardi Fani, magistralmente interpretato da Lepo Rivoera. Buona visione. Sono giorni ormai che non dormo, che non mangio, che non penso. Vabbè, che non penso un po' più di tempo, ma chiudiamo la parentesi. E tutto questo per realizzare il sogno della mia vita. Un castello di carte. E a questo punto è arrivato il momento dell'ultima carta. Un 7. Pepecche. È la mia ultima carta. E adesso la mettiamo. E quest'incubo finirà. C'è chi dall'altra parte del mondo, da un grande compagnone profondo, che si sta in aria, diventa ovale, ma cani e fatti non mi sembra normale. Dei bambini che giocano a pallone, quando mai hai visto in televisione, gli stadi pieni rimangono perplesso, è sempre lo stesso, io credevo che un giocatore si è concentrato solo sul pallone, invece questi hanno lunghi flashback, ma l'avversario in quel momento non mai no, ed ora avete visto questo sconvolgente documentario, questo orripilante documentario, sconvolgente sulla natura umana e sulla sua condizione. E vabbè.